Sabato 26 ottobre è stata inaugurata la mostra Dal documento alla comunità, gli statuti di Gardone Valtrompia al Museo delle Armi e della Tradizione Armiera di Gardone. La mostra, allestita in collaborazione con il Sistema Archivistico di Valle Trompia, chiude la rassegna di Parliamo di Giustizia, organizzato dalla città di Gardone ed iniziata in primavera. Presente il sindaco Giuliano Brunori ed altri rappresentanti dell'amministrazione, insieme all'autore delle ricerche e del volume presentato nei mesi scorsi. L'esposizione infatti prende vita dal ritrovamento e successiva ristampa degli statuti del comune di Gardone del 1456, grazie alle ricerche di Giovanni Boccinger. La mostra vuole raccontare, con il supporto di documenti, dal 1400 alla fine della Repubblica di Venezia, provenienti da differenti archivi storici di valle, quali fossero le strutture di governo a livello comunale, la gestione della proprietà comunale e privata, le consuetudini di vita religiosa e altri aspetti di vita quotidiana. Anche l'officina del Torcoliere in piazza San Rocco esporrà altri documenti relativi alla Valtrompia durante la dominazione veneziana. Tutto il progetto è stato reso possibile grazie al contributo di Officina Culturale Triumplina, Fondo Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia, Fondazione della Comunità Bresciana, Comunità Montana di Valle Trompia, Bottega Incisioni Cesare Giovanelli, Sezione Attività Culturali Monica Giovanelli e la famiglia Gussago. La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre.